Il rientro dalla sosta per le nazionali coincide con Udinese Genoa alla Dacia Arena, con Del Neri che ridisegna la squadra dopo l'addio di Cyril Terreau, passato alla Fiorentina. C'è Maxi Lopez titolare, ma le novità sono a centrocampo con Barak e Berami dal primo minuto, fuori anche Emil Alfredson che rimane in panchina, Juric che ritrova lì davanti la Padula, supportato da Pandev e da Tarabt. I tifosi del Genoa arrivati in massa a Udine devono però assistere a un inizio ottimo da parte dell'Udinese con Jankto che ispira il connazionale Barak. Il tiro del numero 72 finisce largo di molto, ma il pollice è ovviamente in su. Poi su un calcio di punizione arriva il vantaggio dell'Udinese. Break di Lasagna che crossa con il destro, sempre con il destro. Neutink colpisce l'incrocio dei pali e ancora di destro Jankto fa gol, il primo del suo campionato, un gol pesantissimo, tre colpi di destro per tre mancini naturali. Questa è la particolarità del gol dell'Udinese che la sblocca al quarto d'ora. Inesorabile il verdetto per Perin. Poi ancora l'Udinese con Barak che libera il sinistro di Lasagna, splendida partita ancora una volta per l'ex Carpi, ma il suo mancino strozzato si perde sul fondo. Si lamenta poi Lasagna con Barak che poteva servirlo leggermente con un po' d'anticipo. La Padula parecchia per il destro in corsa da parte di Tarabt, chiude molto bene la difesa con il solito Bram Neutink. Poi la follia di Bertolacci, fallo ravvisato con il VAR da Maresca, ecco il segnale con colpevole ritardo, estratto il rosso nei confronti del giocatore del Genoa che non si capacita della scelta di Maresca per questo fallo proprio su Lasagna. Il calcio di punizione di De Paul esalta i riflessi di Mattia Perin, il portiere della nazionale si supera sul destro del numero 10 bianconero, poi Jankto che non riesce nel secondo tap-in vincente di giornata. Tanti cambi per il Genoa già nel primo tempo per via ovviamente dell'espulsione ma anche dell'infortunio di La Padula. C'è Galabinov in campo, ma a seminare il panico ci pensa ancora una volta Tarabt che si accentra con il sinistro e colpisce praticamente Scuffet che evita il gol del pareggio. Poi splendida l'azione di Maxi Lopez che aggira Gentiletti, va a servire Lasagna, il destro del numero 15 si perde in curva nord, poteva fare sicuramente meglio ma con il suo piede debole Lasagna non ha trovato la via del gol. Colpevole anche forse Jankto poi che si libera molto bene in area di rigore, scarica forte su Perin, voleva la palla al centro Maxi Lopez, chissà, forse la voleva anche Del Neri con questi suoi gesti. Sempre l'Udinese però con il comando delle operazioni del gioco, vista anche la superiorità numerica. Barak questa volta con uno squillo debole non impensierisce Mattia Perin. Udinese che poi è costretta anche un po' a soffrire la reazione, l'ultima reazione del Genoa con il tiro di Miguel Veloso che finisce alto sopra la traversa. A gettare un salvagente al Genoa ci pensa però Pezzella, fallo assolutamente assurdo del numero 97 che travolge da dietro con un tackle a forbici Omeonga, entrato nel corso del secondo tempo, fallo davvero che non ci stava, con il giocatore spalle alla porta è lontanissimo, un rosso che rimette le cose in pari almeno a livello numerico. C'è l'occasione poi con il colpo di testa sventato da Danilo, splendido il salvataggio del brasiliano, tutta l'Udinese si sacrifica fino alla fine sotto il diluvio della Dacia Arena. Il brivido più grande lo porta forse il migliore del Genoa, Adel Tarabt, grande destro dalla distanza che però per fortuna non trova la rete, trova i primi tre punti di questo campionato l'Udinese, può esultare Del Neri, è un'Udinese bella e vincente, quella della Dacia Arena. Udinese bella, bagnata e vincente, quella della Dacia Arena. Riprendiamo le ultime parole del servizio per gettarci nella nostra ora e mezza insieme con commenti e approfondimenti che andranno a toccare tante tematiche di Udinese Genoa, ma parleremo anche, perché no, di Pordenone, sesta vittoria di fila, davvero un ottimo inizio per la squadra di Colucci, però è un Udinese che oggi, lo aveva detto Del Neri, iniziava un nuovo campionato con l'assenza più grande degli ultimi anni, quella di Cyril Terreau, venduto alla Fiorentina, ma alla fine, almeno nel brevissimo periodo, assolutamente una scelta che ha ripagato. Analizzeremo anche questo, della bella partita dell'Udinese, anche con un po' di sofferenza nel finale, ma sono magari quelle vittorie che ti danno qualcosina in più. Lo faremo con i nostri compagni di viaggio, a cominciare da Marco Canciani. Ciao Marco. Ciao Stefano, buonasera a tutti. Marco Tavian. Ciao Marco. Ciao Stefano. Marco
buonasera a tutti. Vi distinguerò in qualche modo, mi sono fatto dare qualche informazione da Siani di come si fa e ciao a Gianluca Arena. Ciao Stefano, buonasera a tutti. Gianluca Arena che ovviamente sarà la nostra spola tra la sedia da ospite e il touchscreen, perché c'è molto da analizzare a livello tattico. È una squadra, quella di oggi, che ha seguito molto bene i dettami del Neri, avendo magari, come dicevamo prima, un elemento meno anarchico come lo era Cyril Theroux. Toccheremo questo argomento, ma diamo un'infarinata generale. 1-0, una vittoria che magari poteva anche essere più larga. Che partita hai visto, che partita hai vissuto alla Dacia Arena, Marco Canciani? Prima me, stasera. Certo. Ah, e quindi ho spodestato Marco Taviani. Vogliamo iniziare con Marco Taviani? Se vogliamo iniziare... Lucis in mezzo. Ah, ok, va bene. Marco, mi concedi questa? Assolutamente okay. Sì. Perfetto. No, e volevo dire, oggi è stata una partita ben giocata. Era importante fare 3 punti. Non è mai facile vincere quando sai che devi vincere, perché le prime 2 prestazioni erano state al di sotto di quelle che sono le possibilità di questa squadra. Mi sono piaciuti positivamente i nuovi innesti, che hanno dato brio, qualità, soprattutto in mezzo al campo. Conferme importanti per quanto riguarda Neuting, che ormai è un baluardo difensivo e sta piano piano sempre più comandando quella che è la retroguardia bianconera. E poi anche notizie confortanti su quell'intesa tra Maxi Lopez e Lasagna, che hanno lavorato duro, si vede in questa settimana, e piano piano anche loro cominciano a trovare l'alchimia. Assolutamente d'accordo. Tra l'altro, a breve vi sveleremo la nostra grafica che abbiamo creato in giornata. Stiamo vedendo anche le azioni di una partita. Che cosa ti ha lasciato, Marco Tavian? Che sapore ti ha lasciato in bocca? Ovviamente quello buono, dolcissimo dei 3 punti, ma... Ma guarda Stefano, è stata una vittoria corroborante, perché sai, dopo le 2 prestazioni non felici contro Chievo e Spal, oggi eravamo veramente la prima giocata di campionato, il mister così l'aveva definito ieri in conferenza stampa, e devo dire che si è preso anche delle grosse responsabilità, perché praticamente ha fatto esordire 4 giocatori, di cui 3 per la prima volta, vale per Struger, vale per Valon Berami e vale per Barak, sì. e Maxi Lopez, diciamo così, nel reparto offensivo, quindi si è preso delle grosse responsabilità, però è stato ripagato, perché secondo me abbiamo giocato una buona partita, e soprattutto nella prima ora di gara io ho visto una bella Udinese in campo, dove praticamente ha gestito il pallino del gioco, dove non ha mai avuto difficoltà nel controllare un Genoa che tutto sommato è una squadra pericolosa, l'aveva dimostrato due domeniche or sono contro la Juventus, ma anche in casa del Sassuolo, una squadra dove ha un centrocampo che praticamente l'81% dei passaggi erano passaggi giusti, non sbagliava mai, invece l'Udinese l'ha messa in forte difficoltà. Bravo anche l'allenatore, perché siamo partiti con questo 4-4-2 che poi in realtà l'ha modificato quasi subito in 4-1-4-1, sì. Mettendo praticamente in superiorità numerica al centrocampo, ha messo fuori gioco, diciamo così, il Genoa. Da segnalare poi, sai, gli ultimi 20 minuti dove l'Udinese ha controllato, a mio avviso, la gara. Complice anche il campo, perché ha piovuto veramente dal primo minuto, per fortuna che a Udine ci sono i teloni, abbiamo preservato il terreno di gioco praticamente per tutta la gara, poi sai, siamo in vantaggio di un uomo, dopo siamo rimasti in parità numerica, l'Udinese ha portato a casa un risultato secondo me importante, ma soprattutto quello che mi ha lasciato contento oggi è il gioco, perché io quello che chiedevo così ai giocatori, se avessi potuto essere in quella panchina, chiedevo la prestazione, perché si può vincere, si può perdere, però la prestazione non deve mancare mai. Oggi io l'ho vista, quindi mi lascia fiducioso e speranzioso per il futuro. Sì, c'è stata questo inizio, proprio con il passaggio, hai detto benissimo Marco Taviano, al 4-1-4-1, che ha esaltato il grande dinamismo di Jankto, quello di Barak, che giocavano molto vicini anche alle 2 punte, senza considerare la grandissima prova di Maxi Lopez. Scenderemo nello specifico anche con le nostre analisi tattiche della partita del numero 20. Oggi dicevamo in tribuna stampa, non ce ne vogliano, sicuramente saranno preziosissimi Baic e Perica, ma Maxi Lopez che ti gioca così... fa la differenza un attaccante lì davanti che ti sa manovrare il pallone sempre di seconda, Gianluca. Avevo avuto la fortuna di vederlo già sabato scorso nel torneo di Nova Gorica, e dal vivo ti faceva già capire di essere in una buona condizione, sia atletica e soprattutto un giocatore che comunque ha alle spalle una carriera come la sua, non si dimentica quello che è il suo peso per una squadra. L'avvio del campionato dell'Udinese era stato talmente brutto che fare peggio era difficile, però... era essenziale cambiare non solo a livello di gioco, ma anche a quel punto gli uomini che non avevano dimostrato nelle prime 2 gare di poter reggere quello che era stato quanto di positivo fatto nella soprattutto prima parte
da quando arrivò mister Del Neri. E allora la partita di oggi ci ha detto una cosa fondamentale, che questa squadra, penso, almeno per il prossimo immediato futuro, abbia trovato una spina dorsale sì. molto importante, composta da Nighting, da Berami e da Maxi Lopez davanti. Intorno a questi tre uomini poi è più facile costruire anche quelle che sono le dinamiche di gioco per la personalità di questi giocatori e per la sicurezza che trasmettono a tutti i propri compagni dei singoli reparti e poi ciascuno anche in supporto all'altro. Oggi però si è visto anche un Udinese che ha iniziato forse un nuovo percorso tecnico di idee, perché i giocatori avevano sempre chiaro cosa dover fare, vanno migliorate alcune cose, avremo modo di parlarne certo. soprattutto nel finale di gara, però, che forse è normale come atteggiamento, però era importante vincere col senno di poi, ne parlavamo prima della puntata con Marco, l'1-0 è il risultato migliore, però al 95esimo, quando viene fischiata sì. La fine, perché poi il risultato striminzito, l'essere in vantaggio solamente di un gol durante la partita, ti dà sempre un po' quel po' d'ansia. L'avevamo detto qui dietro fuori gli studi, il sogno sarebbe stato 1-0 proprio con gol di Maxi Lopez, 1-0 è stato, poi alla fine chi segna fa poca differenza, la butta dentro Yankto, siamo contenti, è anche molto bello quello che hai sottolineato tu, perché adesso ci sono giocatori che hanno, tra molte virgolette, perso il posto, vogliamo parlare così, c'è un Alfredson che scalpiterà per rientrare, c'è un Fofana che scalpiterà per rientrare, ci sono Baic e Perizza che rientrerà dall'infortunio, che sicuramente vorranno togliere a loro volta il posto a chi ha fatto bene come Maxi Lopez, ma la concorrenza in una squadra, in una rosa ben costruita come quella dell'Udinese, può soltanto essere positiva. Chi non ha concorrenza nella trasmissione che va in onda dal lunedì al venerdì, sempre a viceversa, è Nicola Angeli, che è in compagnia del Poma, anche se vedo un collegamento che fa della fatica, perché c'è anche un po' di maltempo, ma nonostante il maltempo, Poma, Friuli Doc continua, non finisce mai, o meglio, stasera finisce, però comunque lo spirito è sempre quello di festa, a maggior ragione dopo la partita dell'Udinese. Vengo da te, Poma. Esattamente, siamo in Piazza Libertà, è appena cominciato il concerto di chiusura di questa 23esima edizione del Free Doc di Goran Bregovic, qui ho una persona molto conosciuta, anzi conosciutissima, che questa sera ti ha tirato pacco per essere qui con noi. Però una presenza inquietante, finalmente sta linea Stefano, è da un quarto d'ora che aspettiamo, arrivavamo alla prossima edizione di Friuli Doc, ancora un po'. Ecco, subito polemica così, no, comunque noi ci stiamo divertendo, il tempo sta tenendo per fortuna, ma tu cosa hai fatto oggi? Oltre che venire allo stadio a vedere vincere l'Udinese. Sì, dopo la vittoria dell'Udinese sono andato bellamente a casa, ho preso del gelato, l'ho mangiato per festeggiare, celebrare, e poi sono andato allo stand del Frico di Carpacco, perché è il più vicino a casa mia, ho mangiato e dopo sono andato a vedere il concerto, insomma, così benedicendo la fine della pioggia, no? C'erano le previsioni, ci si aspettava che venisse giù il diluvio universale, stasera invece per fortuna siamo qua e ne approfittiamo, no? Abbiamo sentito anche le parole del primo cittadino di Udine, Furio Onze, dell'assessore Alessandro Venanzi, un'edizione molto molto interessante. Ma sì, cosa dobbiamo dire? Un'edizione un po' sfigata, no? Perché il maltempo, cioè o il tempo, la pioggia, per forza di cose condiziona, però ci sono degli spunti interessanti, no? C'è questo aspetto su cui Venanzi ha insistito fortemente, già oggi sono uscite le prime dichiarazioni, no? Del passare da quella che è stata, non è più ormai da diverso tempo, una sagra delle sagre a un luogo dove si celebra un po' più la qualità, un po' più il gusto, e credo che in questo mandato che ha fatto lui da assessore al turismo, al commercio, occupandosi tantissimo di Friuli Doc come figura, come referente principale, questo passaggio, il primo mi ricordo che lo ereditò praticamente, no? Perché ci fu l'elezione a aprile, marzo-aprile, e settembre era tutto predisposto perché ci lavori da un anno prima praticamente, però è il quarto Friuli Doc di Alessandro, l'assessore Venanzi, e mi pare che gli abbia dato la linea alla quale lui aveva sempre aspirato. Intanto stiamo facendo vedere anche la loggia degli Onello, gremitissima di persone che si stanno scatenando proprio con questo fantastico concerto di chiusura. Intanto vi ricordiamo che Previne il centro ha anche avvistato due persone veramente importanti che oggi hanno perso contro la Udinese: Mattia Perin, il portiere della Genova, e il centrocampista Andrea Bertolacci.
che sta cercando comunque Camilla Sagna per offrirgli una cena, no? A parte gli scherzi, abbiamo scambiato due battute anche con questi due ragazzi, eravamo insieme a Simone Scuffet, perché possiamo anche ricordare il gemellaggio tra le tifoserie di Genoa e Udinese. Oggi è un gemellaggio veramente pazzesco, molto molto bello sentirsi chiamare tra le curve. Ma se i gemellaggi portano tre punti, benvengano, insomma, magari gemelliamoci anche con la Juve a sto punto. E allora, noi vediamo la linea, caro studio, anche perché andiamo alla ricerca di tante altre eccellenze. Una era qui e le altre le avete in studio, noi ci vediamo dopo, a voi studio. Ci sentiamo dopo, abbiamo capito tutto quello che hanno detto, anche se c'era un leggerissimo fuori sync, ma cosa da poco, assolutamente. A proposito, io vi ricordo che potete anche scriverci quello che pensate da casa al numero 349-308-1741, tra l'altro c'è chi ci chiede dove sono finiti tutti gli scettici che c'erano fino a sabato. Effettivamente in molti avevano sollevato qualche dubbio su questa nuova Udinese, che ha iniziato davvero un nuovo campionato, ma lo ha fatto assolutamente bene. Facciamo anche un tuffo a riepilogare quelli che sono stati gli altri risultati di giornata, poi torneremo a parlare ovviamente di Udinese, perché c'è stata la vittoria della Juve sul Chievo 3-0, Sampdoria Roma rinviata per allerta meteo, Interspal 2-0, Atalanta Sassuolo 2-1, Cagliari Crotone 1-0, Verona Fiorentina 0-5, non benissimo l'Hellas, Lazio Milan non è aggiornata però è finita 4-1, Udinese Genoa 1-0, Benevento Torino 0-1, sta giocando Bologna Napoli che è sul risultato di 0-0 per una classifica che vede ancora dominare Juventus e Inter, e chissà che questo duello non possa arrivare fino in fondo. Il colpaccio del Torino che aggancia a 7 la Lazio, sorride poi già di più la classifica dell'Udinese nel gruppone di squadre a quota 3, se ne è messe dietro parecchie, Genoa, Sassuolo, Crotone, Verona e Benevento. Vediamoci insieme anche, se siete d'accordo, i gol che sono stati segnati proprio in questa giornata. Facciamo una rapidissima raffica con l'aiuto della regia, a cominciare dai gol della Juventus, poi mi dite qual è il gol più bello, ce ne sono stati parecchi. La Juventus che l'ha aperta con un'autorete clamorosa da parte di Etemai, poi è arrivato il 2-0, tanto per cambiare, di Gonzalo Higuain, secondo gol in campionato per il Pipita, il 3-0, firma più attesa, quella di Paolo Dybala, che ha dribblato praticamente chiunque, poi con un tocco soft ha beffato Sorrentino, 3-0 secco della Juventus. Come abbiamo detto, non si è giocato l'anticipo serale per problemi di maltempo tra Sampdoria e Roma, ha vinto l'Inter contro la Spal, una buonissima Spal, lo sottolineiamo, rigore di Icardi, e qui una meraviglia da parte di Perisic. Fantastico. Che ha tirato giù, questo è il gol più bello. Se la gioca con Immobile. Se la gioca con Immobile, che arriva, sappiamo il grande stima che hai di Ciro Immobile, qui il gol di Sensi sotto le gambe di Berisha, ma ha una grande reazione l'Atalanta, che trova i primi punti del suo campionato, la prima vittoria, con il bomber danese Cornelius, che qui segna un gran gol. Chiamato difficile da te. Metterlo al fantacalcio, ma io l'ho fatto e mi prendo i meriti. Cornelius che segna il gol, ma segna anche Petagna nella staffetta, torna al gol l'attaccante triestino, alla sua maniera. Gianluca, lo avevi detto, lui segna sempre solo sul filo del fuorigioco, così è anche per Andrea Petagna. Il primo gol, questo è storico, alla Sardegna Arena, lo segna un sardo, giustamente, Marco Sau, palo gol su una splendida verticale di João Pedro. Cagliari che vince 1-0, poi qui siamo nella Caporetto, nella Waterloo del Verona, ma soprattutto di Nicolas, che spiana la strada al gol di Simeone, primo in maglia viola, il raddoppio lo segna proprio lui, si rilterò su calcio di rigore procurato da Chiesa per fallo proprio di Nicolas. Non finisce lo show della Fiorentina oggi in rosso, arriva il 3-0 di Astori su una palla prolungata da Benassi in calcio d'angolo, bel gol da parte del difensore, ma anche qui siamo di fronte a una gemma, eccolo qua, Vertu, il francese ex Aston Villa, dicevi giusto? Aston Villa, che la mette all'incrocio dei pali, un grandissimo gol del centrocampista della Fiorentina, che completa la cinquina nel finale con un altro nuovo acquisto, Gil Dias, arrivato dal Monaco, anche questo prospetto. Con difficoltà al Verona. Sicuramente interessante. Difficoltà al Verona e difficoltà a Nicolas. Il portiere, esatto. Che è finito sulla graticola. In difficoltà netta il Milan, che prende 4 schiaffoni dalla Lazio, 3 da parte di Ciro Immobile. Primo segna su calcio di rigore e poi qui, per la gioia di Marco Canciani, la coordinazione di Immobile spettacolare sul cross di Lulic, un attaccante che sente la porta davvero come pochi. Il tris Immobile lo cala a inizio ripresa su una bella sponda di Parolo, gran gol di sinistro difesa. Di Immobile, questa difesa rivedibile del Milan, come mette le mani sulla fronte Marco Taviano, voi non potete vederlo, ma ve lo racconto io. Segna Luis Alberto il 4-0 su assist di Immobile, scatenato davvero
quest'oggi attaccante della Lazio, il 4-1, il gol della bandiera lo segna Riccardo Montolivo, sbaglia totalmente il fuorigioco Bastos e segna il centrocampista del Milan. L'ultimo gol per ora è quello del Torino al 90esimo, è un Benevento sfortunato, diciamolo, purtroppo per loro, anche se poi in ottica di un'ipotetica sfida salvezza sono punti persi bene, no scherziamo, però Torino che ci ha creduto fino alla fine al 90esimo ha trovato il gol, quindi gol più bello, tu confermi Immobile? Perisic Immobile, mi sbilancio su Immobile, dai. Per Marco Tavian? Perisic Immobile, però mi sbilancio su Perisic. Ago della bilancia, Perisic, perché correva indietro, era difficile trovare la coordinazione di Mancino, l'ha messa sotto l'incrocio dei pali, non poteva fare davvero con più nulla. Che poi diciamo fantastico. Che poi diciamo che magari se Bram mette il tiro, ciao. Se Neutink segna sul tiro su cui poi ha segnato Young, possiamo parlare del gol della domenica. Tra l'altro sottolineiamo come in quell'azione, Marco Canciani, c'erano tre mancini che hanno colpito tutti e tre di destro e è arrivato il gol, magari anche un segnale di una squadra davvero che ci ha dato tutto in campo. Diciamo con Marco appunto l'impatto decisivo anche di questo calciatore in zona gol, perché ha fatto gol contro la SPAL, nella prima giornata col Chievo ci è andato vicino con un colpo di testa su un calcio d'angolo e oggi è entrato in maniera decisiva con questa acrobazia di destro per lui che è sinistro, quindi molto più difficile. E quindi indubbiamente dal punto di vista non solo della qualità in difesa ma anche della qualità in fase realizzativa, questo è un calciatore che può contribuire con 4-5 reti, ci auguriamo tante, alla causa bianconera. Assolutamente sì, una grande partita anche da parte di Bram Neutink. Da casa ci scrivono nuovo Benassia, lo speriamo, anche se già sta dimostrando grandi cose proprio in relazione a quel gol che fece contro il Cesena, che rilanciò una stagione incredibile per l'Udinese. È ovvio che le speranze ci sono, visto che però stiamo parlando di Bram, che è stato tra i migliori in campo, proponiamola la prima grafica, sempre in stile Simpson, mi perdonerete ma io le citazioni le prendo tutte da loro scherzo, però i tre acuti, ovvero i migliori, eccoli qua, i nostri tre tenori di oggi, abbiamo selezionato dietro il microfono, non hanno per fortuna questo fisico, Berami, Bram Neutink e Barak, questi sono secondo noi le nomination. Allora, Marco Tavian, voglio farti parlare proprio di Valon Berami, giocatore d'esperienza, di quantità, ci voleva, serviva anche magari far ripiegare un po' Alfredson? Guarda, era un giocatore che mi aspettavo in campo. Io ieri ho fatto una piccola scommessa, mi aspettavo Struger, mi aspettavo lui e Maxi Lopez. E devo dire la verità, Berami probabilmente in questo momento era il giocatore che a noi mancava per esperienza, per qualità, per giocate, è stato un giocatore importante. Difatti credo che nelle altre due partite lui è entrato, praticamente si è schierato da subito, sia con il Chievo che con la SPAL a Ferrara, e oggi ha dimostrato di essere un giocatore importante, poi insomma la sua carriera l'ha dimostrato. È un giocatore che la gamba la mette sempre, anche quando poi ha causato quel piccolo infortunio, questo per dirti proprio all'avversario, questo per dirti la tenacia che ha questo giocatore. Poi è un giocatore esperienza, no? Cioè noi avevamo un centrocampo molto giovane anche oggi, perché Barak e Kuba Yangto sono giocatori, Barak addirittura all'esordio, Kuba è un ragazzo del 96, quindi ci vuole anche qualcuno di esperienza, e questo è un giocatore molto importante, perché poi a livello tattico l'abbiamo visto nel primo tempo che si è abbassato, ha fatto il vertice basso davanti alla difesa e l'ha fatto molto bene, quando invece poi nel secondo tempo si è passato del 4-4-2 e si è allargato sul centro-destra e l'ha fatto bene altrettanto. È un giocatore importante, tu hai messo i tre tenori, chiaramente ce n'erano solo tre, non si poteva mettere un quarto, sì, però ce n'erano tanti. Io vorrei spendere una parola anche per Maxi Lopez. Maxi Lopez, lasagna. Sì, però guarda, Maxi Lopez era il giocatore che come ruolo noi ci mancava, perché comunque oggi la squadra e l'attacco è girato intorno a lui. Poi giustamente con Gianluca abbiamo ritagliato alcune azioni dove ti fa vedere l'importanza di questo giocatore. Il passato è passato, i paragoni non si fanno. Però a noi mancava questo giocatore qua. Io a Ferrara gli chiesi al mister, proprio in conferenza stampa, noi creiamo, però poi quando andiamo sul fondo la mettiamo in mezzo, in area non c'è nessuno. Adesso invece i giocatori sanno che davanti là c'è un giocatore che può giocare con loro e per loro. E Maxi Lopez gioca molto bene spalle alla porta. Questo ti può permettere inserimenti di Yangto, chiaramente di Lasagna, di Rodrigo De Paul, di Fofana, di Berami. È un giocatore molto importante, quindi insieme a questi tre, concedimi, mettiamo anche il quarto tenore, anche se in realtà ce n'erano solo tre. Assolutamente sì, noi ci siamo rifatti un po' ai famosissimi tre tenori, certo. Anche per non estendere un po' quella che è stata una lista di nomination ampia, perché oggi se vogliamo essere sinceri, non per qualcosa, ma trovare
qualcuno che ha giocato male è veramente abbastanza difficile, al di là magari del gesto scellerato di Pezzella, ci torneremo, ne parleremo anche se lui c'è già scusato, magari un Samir forse leggerissimo ritardo ancora nel recupero dall'infortunio, però per il resto io faccio fatica a trovare chi ha giocato male, però so che tu sogni questo momento. Gianluca, parliamo di Bram Nightingale, un giocatore che ha avuto un impatto devastante. Ovvio che vanno celebrati gli acquisti come Barak, Maxi Lopez, però questo qui sta veramente cambiando il volto della difesa. La prima sensazione che ho avuto quando è arrivato è che è un giocatore che non potevi non schierare da subito, immediatamente, proprio per un impatto umano che ha dato all'ambiente udinese e poi anche in campo. Oggi ha avuto soprattutto la fortuna che la squadra teneva sempre tutte le distanze giuste fra tutti i giocatori e quindi anche la sua caratteristica, che a volte può sembrare eccessiva, cioè quella di aggredire immediatamente l'uomo, era ben coperta qualora la palla fosse sfuggita dal suo primo attacco, ma soprattutto oggi era quello che è stato l'uomo da cui poi è nato effettivamente il gol di Jankto, ma è stato abilissimo nell'andare a catturare tutti quei palloni nel momento in cui l'avversario se lo andava a spostare, quindi sulla prima marcatura dell'Udinese lui era molto bravo a arrivare sulla palla spostata. È anche vero che io mi metto nei panni di un avversario e se non hai caratterialmente una certa sfrontatezza nel voler affrontare qualsiasi tipo di avversario, è difficile guardarlo comunque negli occhi, tra virgolette, perché sai, certo, che sarà un avversario che, a prescindere dal suo stato di forma, ti metterà e cercherà di metterti in difficoltà sempre, cercando di impedirti, e poi lo vedremo soprattutto, certo, quando è stato utile alla fine, al 91esimo, su un errore grave, secondo me, fatto individualmente, ma lo vedremo dopo. Riesce anche a darti quella sicurezza sull'errore del compagno. Assolutamente sì, comunque le migliori azioni dell'Udinese sono partite dai suoi piedi. Approfondiremo tutto nella seconda parte, però adesso andiamo dal Poma, che ci aspetta ancora a Friuli Doc con un ospite. Vai Poma. Eccoci qua, ci siamo spostati, siamo proprio sotto la loggia di Lionello. Ci sono migliaia e migliaia di persone che si sono riversate in Piazza Libertà per questo fantastico concerto di Goran Bregovic, e qui abbiamo trovato anche il signor Guido. Signor Guido, come va? Bene, grazie, bene. Si sta divertendo? Abbastanza, abbastanza. Insomma, questa sera ha accontentato la signora che voleva vedere questo concerto? Sì, non è stato un sacrificio, ma è stato bello. Noi sappiamo che lei è un Udinese Doc. Sì, posso considerarmi così, anche se ho vissuto anni all'estero, comunque sono nato a Udine e vivo a Udine. Io so che c'è qualcosa che la lega anche all'Udinese. Suo nonno, qualche anno fa, diciamo in che anno, è stato presidente dell'Udinese Calcio. Mio nonno è stato presidente dell'Udinese Calcio negli anni immediatamente dopo la Seconda Guerra Mondiale, sì, è vero. Non è tifo udinese? Purtroppo no. Purtroppo no. E allora cosa aspetta? Deve venire a tifare l'Udinese. Tra l'altro oggi, la giorno, abbiamo vinto proprio contro il Genova, 1-0, con un bellissimo gol di un nostro giocatore fantastico, un giocatore cieco. L'ho appena preso da voi. Ecco, io lo sapevo. Allora, facciamo così. Io so che lei è uno che ama tantissimo Udine, però vorrebbe migliorarla. Per migliorare Udine cosa dobbiamo fare? Ma secondo me, adesso la ricetta io non ce l'ho. Di sicuro aumentare la possibilità della passeggiata dei vecchi tempi, che ormai si è trasferita tutta nei centri commerciali, e a Udine è un po' morta. Allora io, signor Guido, la ringrazio, la lascio ascoltare con la sua signora il concerto di Goran Bregovic. Ci vediamo in giro per Udine, va bene? Volentieri, grazie a voi. Allora a voi studio, aspettando di conoscere il prossimo ospite. Assolutamente, torneremo poi a Friuli Doc. Nel frattempo vi do un aggiornamento bello sostanzioso: la Triestina a Ravenna sta vincendo 5-1 per quanto riguarda la Serie C. Sarebbe una vittoria, ormai è una vittoria, tra l'altro è anche in 10 il Ravenna. Parleremo anche di questo, perché il Pordenone ha vinto ancora, ma nella seconda parte ampio spazio a Moviola, perché comunque c'è stata oggi alla tattica, quindi rimanete con noi, c'è ancora tanta carne al fuoco.
Eccoci qua, rientrati in onda per la seconda parte. Ci siamo lasciati parlando della vittoria che sta maturando della Triestina a Ravenna. A questo punto riepiloghiamo anche quelli che sono i risultati della giornata di Serie C, poi torniamo a parlare di Udinese-Genoa. C'è stato il pareggio del Mestre contro il Gubbio 1-1, gran vittoria esterna del Bassano sul Sant'Arcangelo 3-0, vittoria esterna anche del Pordenone sul Fano 1-0, Samb Ferrar-Pisano 3-2, su Tirol Fermana 2-2, Vicenza-Teramo 1-0. Sono in corso Ravenna-Triestina e Renate Albinolef. Come vi abbiamo detto, la Triestina sta di 5-1 a Ravenna, una classifica che si ridisegna benissimo per il Pordenone che continua a vincere, sono 9 i punti, così come il Vicenza in proiezione, la Triestina che al momento ha 2 gare in meno perché ha già anche riposato, andrebbe a quota 4, quindi un buon salto. Tra l'altro abbiamo portato bene a Sannino, che ieri abbiamo sentito telefonicamente in Giochiamo d'Anticipo, siamo certi che magari vorrà riproporre la sua candidatura e lo faremo magari tranquillamente. Tornando invece ai tre acuti, ne abbiamo lasciato uno, Marco Canciani, flash su un giocatore, come ti dicevo fuori onda, che ci ha impressionato a Ferrara, Antonin Barak, e oggi ha dato tante conferme. Sì, diciamo che lui è arrivato, si è presentato con Udine con un piccolo problema muscolare che aveva patito durante l'Europeo Under 21 con la Repubblica Ceca. Già nella passata stagione è stato convocato in Nazionale Maggiore e con lo Slavia Praga si è disimpegnato in tutti i tre ruoli del centrocampo, da vertice basso a mezzala, anche trequartista. Quindi questa sua duttilità piano piano sta cominciando ad emergere. È uscito secondo me come migliore in campo, hai detto bene tu, a Ferrara, è entrato in campo lui e la squadra ha voltato completamente pagina e oggi ha fornito quella prestazione di un mix fra quantità e qualità, equilibrio e appoggio alla manovra che c'era mancato, che perlomeno le due mezzali impiegate nelle due precedenti partite non avevano garantito. Quindi mi aspetto che questo suo percorso di crescita possa essere cominciato da Ferrara e possa continuare nel corso delle prossime prestazioni. Eh sì, perché se vogliamo, anche a causa dell'infortunio, è entrato molto in punta. E vede anche la porta, Stefano, eh? Sì. Vede anche la porta. Nessuno lo aveva dato nelle opzioni a centrocampo, anche per colpa di questo infortunio. Oggi ho avuto l'impressione, quando si prendeva la palla a centrocampo, andava la bandierina a difendere l'1-0 perché la squadra era in fatica totale, comunque abbiamo un giocatore, questo lo è chiaramente Barak, è inutile girarci intorno. Apriamolo il capitolo della Moviola, perché oggi, tra l'altro poi lo ritroveremo anche nei meno della partita, abbiamo avuto tante cose da rivedere sull'arbitro. Partiamo dal primo episodio, che è una piccolezza e una lamentela del Genoa sulla punizione da cui poi scaturirà il gol dell'1-0 dell'Udinese. Ci sembra molto sicuro Maresca, non abbiamo un replay del controcampo per capire se c'è questo tocco di mano di Miguel Veloso, che protesta molto, però non sembra almeno esserci questo tocco. La palla carambola forse prima sul ginocchio e poi sulla coscia. Questo è il fallo che comunque ha ravvisato l'arbitro. Entriamo però nel vivo dal primo episodio che ci ha fatto scaldare, il secondo episodio che abbiamo selezionato, il cartellino giallo che ha condizionato, lo ha detto lui anche nell'intervista, tutta la partita di Valon Berami. Qui palla, Marco Davian, tutta la vita, cioè io ho visto l'entrata pulita sulla palla, quindi è da qua secondo me è scaturito poi quello che ci siamo lamentati penso 2 minuti dopo. L'entrata di Berami è nettamente sul pallone, guarda come cambia la traiettoria la palla, sì, cioè qua non è, attenzione, lui si è preso un giallo, qua non è neanche punizione, guarda la palla, cioè, sì, si sposta, effettivamente si sposta di 90 gradi, scudere... cioè, ma io queste cose qua, Fernando, io mi sono scaldato moltissimo oggi perché io le ho viste, sono circa a 120 metri dal campo, certo. Cioè non è che sono delle cose che sì, la palla si siamo sposta. Qua, cioè, la palla è stata deviata nettamente, tanto è vero che per fortuna che Berami si mette a ridere, come per dire, vabbè, se fischi questo allora possiamo discutere di tutto, ma il problema più grosso è che ti condiziona un giocatore di prestanza fisica e anche tatticamente, cioè un giocatore questo che quando deve mettere la gamba la mette, e poi l'abbiamo visto poi nel finale di gara, e lo ha condizionato per tutta la gara. Assolutamente. Ma questo è il primo di una serie di errori che poi commenteremo in seguito, perché quello veramente è qualcosa di scandaloso. Ha un po' stappato la bottiglia della, credo, insufficienza, prenderà in pagella Maresca, anche se non so, perché poi con i metri VAR non si sa mai se ha fatto bene o ha fatto male. Noi proviamo ad analizzarlo, il terzo episodio è un po' il più controverso. Nasce da un cross di Neuting, tanto per cambiare, grande anticipo e fallo incredibile su Lasagna. Qui vediamo l'atteggiamento dell'arbitro, al momento non ha fischiato
quindi non ha ravvisato il fallo, o comunque ha ravvisato il fallo. Poi noi abbiamo parlato anche con l'addetto al VAR, che è il nostro carissimo amico, ha detto che lì l'arbitro ha chiesto immediatamente di vederla al replay. Qui ho fatto un taglio, siamo passati dal 32esimo al 35esimo, sono passati 3 minuti, complice anche l'infortunio di Lasagna, l'infortunio di La Padula, va a vedere il replay con il sempre solerte Andrea Bandizziol e decide che è cartellino rosso. Poi possiamo discutere se è o meno da rosso, ma Gianluca, almeno il non fischiarlo quel fallo è un errore abbastanza grave. Allora, secondo me era un intervento già chiaro in primissima battuta. Il rumore lo abbiamo sentito. Già dalla, ma più che dal rumore, proprio dalla dinamica, noi chiaramente siamo da un'angolazione molto più lontana, da una distanza molto più lontana. Anche in questa situazione, come con Berami, Maresca non mi sembrava posizionato male, anzi, era posizionato molto, molto bene. Se seguiamo la linea guida europea, questo è subito, immediatamente, rosso, così come poi è stato. Il problema di questa decisione è l'eccessivo tempo, adesso eccolo che qui. Tu mi hai detto che l'arbitro, che non sapevo, ha chiesto immediatamente di poterla poi vedere, è già un aspetto positivo. In più, il problema sono gli eccessivi minuti, perché mi chiedo, e se non ci fosse stata la sostituzione per il Genoa e l'infortunio di Lasagna, che sarebbe poi dovuto rientrare in campo, questa decisione sarebbe stata presa lo stesso quei 3 minuti dopo, o Maresca quindi nel momento in cui poi sarebbe uscita quando ha messo la palla fuori De Paul, o comunque nell'immediato svolgersi dell'azione successiva avrebbe fischiato? Ecco, questo è un dubbio che bisognerà risolvere, perché il VAR inevitabilmente ti conduce a prendere delle decisioni giuste, perché magari non l'avrebbe presa col senno di poi, però bisognerà andare a limare le tempistiche. Però scusatemi, il VAR va bene, ma io chiedo, lui bisogna è a 10 metri, ma come fa a non vedere dicendo questo fallo? No, premettendo che era posizionato bene poi non ha scelto immediatamente lui. Cioè, qua siamo passati da un fallo non sanzionato, cioè per lui in prima battuta non era fallo, a un cartellino rosso. Quindi è stata una triplice cosa. Io non mi arrabbio per il VAR, che va benissimo, io mi arrabbio per l'arbitro. VAR corretto. Come fa a non fischiare questo fallo? Io ero a 150 metri esattamente dove ti sei allontanato tra un episodio e l'altro. Eri a 120 e poi sei andato a 100. Ma sì, perché poi sotto 200, perché poi ho visto uscire Pezzella. Cioè, io mi sono arrabbiato moltissimo, perché discutiamo se giallo, arancione o rosso. Qua possiamo discutere finché volete. Però sulla punizione e sanzionare il fallo, questo non serve nessun VAR. Certo. Perché io credo che se l'anno scorso, quando non c'era il VAR, Maresca non avesse sanzionato questo fallo, era fuori. Io credo veramente che per un mese non avrebbe arbitrato in Serie A. Certo. Ecco perché io mi arrabbio il VAR. Io non vorrei, l'ho detto già l'altra domenica, non vorrei che il VAR non facesse più arbitrare gli arbitri. Intanto ci pensa il VAR. Intanto ci pensa lui. E tra l'altro la perdita di tempo è stata notevole qua, come a Ferrara, ma come tutte le volte che anche oggi a Milano, con l'Inter contro la Spal. Allora, eliminiamo subito una cosa. Diciamo che il VAR decide, senza che lui si consulti con l'arbitro, l'arbitro gli chiede, poi si parlano, poi dopo un po' vanno a vedere e poi si decide sempre quello che il VAR ha deciso. Allora, o facciamo prendere la decisione direttamente a chi segue il monitor, cioè il VAR, e quindi l'arbitro esegue immediatamente, oppure non possiamo più tornare indietro, ma facciamo che l'arbitro arbitri, perché un fallo del genere non sanzionarlo, secondo me, è impossibile. È impossibile. E infatti quello che ci chiediamo, Maresca magari ha pensato, adesso vediamo che mi dice il VAR, però non fischiarlo è un grave errore. Tra l'altro, Marco, ti faccio ragionare su una cosa anche, perché ne stavamo parlando con Maurizio Ferrari e si vede anche un po' dall'atteggiamento di Bertolacci. Comunque il Genoa, in quel mentre, fa anche un cambio, ovviamente, perché deve uscire La Padula per infortunio e deve entrare Galabinov. Magari, comunque una scelta un po' più veloce, avrebbe cambiato anche la possibilità di far entrare non Galabinov, magari un centrocampista, e anche di quello si lamenta Bertolacci. Quindi ok il VAR, ma comunque prendersela troppo comoda è sbagliato. Avete perfettamente esposto la questione voi, in questo contrasto c'è solo una grande fortuna che Lasagna non si sia fatto male, perché l'entrataccia di Bertolacci è veramente dura, di storgerti immediatamente la caviglia, perché sì, ce l'hai in aria. E diciamo una cosa, Stefano, io seguo anche un po' la pallacanestro, no? E Marco ha detto benissimo, non vorrei che il VAR andasse poi a compromettere quella che è la linea guida di un arbitro durante la sua direzione. Per cui, secondo me, per ovviare a quella che è la perdita di tempo o quello che è l'abuso, perché in certe situazioni si sta abusando, vedremo poi, Stefano, come in un altro episodio non è stata utilizzata quando in realtà c'erano tutti gli estremi per farlo,
Io darei la possibilità ai due natori delle due squadre, un po' come fanno nella pallacanestro, di utilizzarlo una volta a partita a discrezione della singola persona tattica. E del singolo episodio. Quindi in questo caso l'arbitro lascia scorrere, Del Neri ovviamente dice no, per me è espulsione e calcio di punizione, chiedo il VAR. E allora in questo modo tu riesci ad andare a sopperire quello che è magari l'abuso di questo tipo di tecnologia, perché in queste prime tre giornate ha sì corretto molti errori, molto, ma dall'altro però canto non ha sbilanciato, capisce, quello che poi è stata la direzione di gara. Si capisce la soglia oltre la quale bisogna intervenire, è difficilissimo, è un campo, certo, dare la discrezione a una panchina è un'idea che propongono in tanti, secondo me anche molto logica, perché poi ti rientra in una strategia a pallavolo, la tengono per i punti decisivi oppure perché magari è difficile comunque entrarci. Tra l'altro ci scrivono da casa perché poi la moviola scalda sempre parecchio, arbitro scarso perché non si può vedere, non vedere un fallo così. C'è anche chi dice però non avete detto che non c'era la punizione da cui scaturisce il gol dell'Udinese, lo abbiamo detto, è un fallo che comunque poi non c'era, difficile dirlo, ma era abbastanza complesso comunque vedere questo tocco di mano da parte. Apriamo una parentesi, con tutto quello che ci è stato tolto lo scorso anno, sì, episodi sfavorevoli, un episodio favorevole. Sì, però un discorso che non bisogna nemmeno, diciamo che poi l'Udinese, l'Udinese non è che ha segnato proprio su punizione, ha costruito anche poi sì, il gol. Cioè, è una punizione che probabilmente non c'era perché schizza il pallone dirò di più, forse Miguel Veloso era addirittura in area di rigore, bravo, quando gli è schizzata la palla, però però poi naturalmente secondo me poi è difficile, come diceva Marco, dal mio punto di vista dover fare poi un discorso, no, di compensazione di episodi rispetto ad una stagione, rispetto che all'altra. Per il VAR però bisognerà trovare un equilibrio, però è normale non avercelo ora nel momento in cui è stata inserita una tecnologia così impattante nel calcio, da quello che era prima a quello che è oggi insieme al VAR. Assolutamente. Chiudo solo con una cosa, certo. Stefano. Ogni volta che gli arbitri poi sono andati, si sono consultati e hanno visto la moviola, non l'hanno mai sconfessato il VAR. Hanno sempre poi attuato quello che hanno visto. Allora a questo punto eliminiamo tutti questi passaggi. Il VAR ti dice, diciamo l'assistente che si occupa del VAR, comunica all'arbitro, Ed effettivamente non dice assolutamente una cosa sbagliata. A questo punto eliminiamo quei 3-4 minuti. Anche perché l'arbitro che è nel furgone è in grado abbondantemente di decidere da solo. Oggi poi avanti, non tra si vuole delegittimare l'arbitro degli arbitri, centrale. Sono degli arbitri che arbitrano tutte le domeniche. Noi abbiamo visto a Ferrara, eravamo io e Maurizio, abbiamo perso penso 4 minuti di partita. E i giocatori non sapevano cosa oggi, fare, se andare bene. Oggi a Milano in interspalle si è perso anche perché minuti. Anche perché faccio questo parallelismo, che può magari essere corretto oppure no. Se prima c'erano gli assistenti di porta e nel momento in cui un assistente di porta indicava che c'era magari un episodio, certo, da rigore, il direttore di gara principale ci credeva a prescindere, doveva dargli la fiducia. Ci ricordiamo. Quindi, il gol di Astori. Così per parallelismo potrebbe essere un'evoluzione quella del VAR, che l'indicazione possa poi arrivare da quello che è il direttore messo a guardare il video, la videoassistenza, e quindi dia l'indicazione senza poi perdere tutto quel tempo di circostanza che c'è. Facciamo così, siamo a metà moviola, abbiamo esaurito il discorso VAR, facciamo un piccolo salto dal Poma perché a inizio, da quando ci aspettava per l'inizio collegamento, le birre erano piene, si stanno svuotando e non vogliamo incappare in pericoli. Andiamo dal Poma con Friuli Doc che continua. Ci siamo spostati, siamo in via Mercato Vecchio, nella via più colorata di questo Free Doc 23esima edizione, proprio quella dell'Erza, dove qui le eccellenze sono di casa. Qui ho delle eccellenze del nostro stadio che oggi erano proprio ad assistere alla partita. Buonasera. Buonasera, buonasera. Allora, in studio si parlava prima di VAR. La VAR è una cosa buona, è una cosa cattiva? Guarda, per me è molto buona. È una cosa che anche se limita un attimino, ti allunga i tempi, le cose, però dopo non è più discussione, cioè avviene il fatto, è una scelta giusta, c'è tipo l'espulsione di oggi, l'arbitro non l'ha vista, per me è una cosa perfetta. Allora, parliamo di questa vittoria, insomma, tre punti che rimangono a casa, sei soddisfatto della prestazione dei bianconeri? Ma secondo me è un gran primo tempo, però dopo siamo un po' calati nel secondo tempo e in 10 si poteva fare di più, dovevamo chiuderla. I nuovi acquisti? Contento, molto bene Barak e anche il centralone dietro, spettacolare. Il centralone, vediamo come si chiama il centralone, io lo chiamo Brambo. Nuitic. Vabbè, lui, Nantink, bene. Lei come va? Tutto bene? Si è divertito oggi allo stadio? Sì, abbastanza, ho visto gli ultimi 20 minuti però... Si è divertito di più a Free Doc lei? Sì.
Di dov'è? Sicuramente di Udine. E la VAR, come la vede la VAR? È una cosa da mangiare, da bere? Secondo me va bene, però troppo tempo per decidere la questione. Magari mentre loro decidono la questione ne beviamo una biretta in compagnia, perché allo stadio è bello, ecco, anche due, è bello mangiare, bello stare insieme e cantare. Comunque un posto di allegria dove tu vai non solo per vedere la partita, dove incontri amici, diventa una qualcosa di molto bello. Cioè tu passi una domenica, non è che vai a vedere la partita, tu passi una domenica con gli amici. È una cosa fondamentale della vita di a chi piace il calcio. Non è solo la partita, è anche andare sotto un attimino al bar, si beve una birretta, o una birra, un caffè, posso fare due chiacchiere, una cosa, vederti anche un replay che non sei riuscito a vedere in campo, perché negli stadi, all'interno del bar, dello stadio ci sono tanti stereoschermi, grandi, giganti, e tu ti puoi vedere lì un attimino tutte queste cose qua. Arrivi, ti vedi un bel replay, sei a posto. Mamma mia, che spot! Il bello è che non l'ho neanche istruito, ha studiato, si vede che è un tipo passionale. Comunque, io vi dico soltanto una cosa, ci vediamo a Milano? Facciamo questa trasferta? Facciamola, sì, no. Allora, potrebbe... Voglio solo dire una cosa, che in questa trasferta qua, cioè, alcune persone sono venute in trasferta qua da Genova, molto molto socievoli, molto allegre, sono state delle persone correttissime, io ho lavorato assieme a loro, ho passato una serata bellissima insieme a loro ed è stato molto piacevole, e infatti quando andremo noi dall'Udinese a Genova andrò con loro sicuramente, è stato proprio bello. Allora salutiamo anche gli amici di Genova, forza Genova, e grazie per oggi intanto, grazie per oggi, a parte gli scherzi, sempre viva l'Udinese. Salutiamo anche Roberto e Paola, a voi studio. Forza Genova fino a un certo punto, Campazzo magari può dire forza Genova, no, nel senso gli auguriamo un buon campionato, però siamo contenti di averli battuti, e tra l'altro quel tifoso ha esposto in maniera perfetta quella che ha l'esperienza dello stadio. Questo è davvero quello che vuole veicolare la società, no? Una partita che non è soltanto i 90 minuti di gioco, ma è tutt'altro, è una emozione continua. Bello, ha fatto ridere anche il Poma che ha detto non l'ho istruito, perché è un pensiero assolutamente spontaneo e molto interessante. Finito il primo tempo tra Bologna e Napoli 0-0, un po' a sorpresa se vogliamo, però il Bologna regge e tiene molto bene. Siete molto sul pezzo da casa, siete incredibili, perché appena stiamo facendo la moviola ci hanno detto, ho sentito alla radio che manca un rigore all'Udinese, avete visto quale, abbiamo assolutamente visto qual è, ed è il quarto episodio della moviola che vi proponiamo. Guardate chi inizia l'azione, tanto per cambiare, un'uscita clamorosa di Neuting, spettacolare, anche se poi si prende una licenza e rimane alto, c'è questa verticale di De Paul, Maxi Lopez affossato a terra, qui noi tutti eravamo convinti che intervenisse il VAR, ma non è stato così. Poi tra l'altro Lasagna si becca un giallo a detta dei telecronisti Sky un po' esagerato, anche se comunque fallo tattico, stava in ripartenza a Tarabt e quindi poteva anche starci. Siamo in attesa di vedere i replay, comincio da Marco Canciani. È un episodio davvero al limite sia dell'area che al limite sull'assegnazione del rigore, però ci sembra che il difensore, se non è Rossettini, si arrangi parecchio con la maglia di Lopez. Ecco qui, calcio di rigore. Questo qua. Questo è un calcio di rigore grande come una casa, perché comunque Maxi Lopez è in vantaggio, prende posizione sul difensore e il difensore lo trattiene per la maglietta e gli fa perdere il piede perno. Quindi per me c'è calcio di rigore e è chiara occasione da gol. Poi bisogna capire se è cartellino rosso o cartellino giallo, però indubbiamente questa è un'altra situazione nella quale sarebbe dovuta, è clamoroso. Se riusciamo con la regia a fermarlo, perfetta la regia, tra l'altro, che lo ha ripescato benissimo, anche lo commentiamo con Marco Taviano, perché si vede sia la trattenuta di maglia che l'intervento con il piede sinistro di Rossettini sulla gamba sinistra di Maxi Lopez. No, faccio una battuta, Stefano, mi dispiace che Maresca era posizionato male. Guarda la maglia di Maxi Lopez. Ah, quello è Maresca. Non era posizionato malissimo. Cioè, io non riesco, io veramente non cioè, per me è inconcepibile, Stefano. Io anche qui non ero 200, fallo, ero 220 metri. Era salito praticamente. Dato la casa ci chiedono se vedi la partita dal campanile. No, adesso a parte le battute, cerchiamo di sdrammatizzare un attimo. Però vabbè, effettivamente adesso drammatizziamo perché abbiamo vinto. Diciamolo chiaramente. Cioè, questo guarda la maglietta, guarda, lo trattiene per la maglia. Gli ferma il piede perno mentre lui si gira, cioè, io non riesco a capire queste cose. Per quello io ho paura, ripeto, che gli arbitri non arbitrano più. Se in quel caso Maresca avesse avuto qualche suggerimento dall'auricolare, sarebbe. Guarda dov'è Maresca. Ma perché non è intervenuto? 10 metri, non è impallato. Perché si interviene il rigore, perché comunque
Lo possiamo rivedere dall'angolatura normale, dall'inquadratura larga, credo che fosse dentro l'area di rigore. Sì, sì, è dentro l'area di rigore. Sì, è dentro l'area di rigore. Magari ha avuto, diciamo, il timore di intervenire, di dare rigore. È la classica situazione in cui sbracciano entrambi, ma poi rosso, concretizza il fallo. No, guarda, Stefano, Stefano, questo lo tira giù. Normale sembra molto più netto, tra l'altro. Esatto, questo lo tira giù e tra l'altro gli entra sul piede perno, quindi lui proprio gli manca l'appoggio. Quindi poi Maxi Lopez sta controllando la palla, non ha nessuna intenzione di lasciarsi andare, perché c'ha la giocata, c'ha la sponda, può fare quello che vuole. Cioè, questo viene attento, questo è un altro calcio di rigore alla palissiano, cioè veramente io non... Gianluca, la discussione al massimo può nascere dall'inquadratura larga, se siamo davvero dentro o leggermente fuori, però non si può dubitare dell'intervento scorretto da parte di Rossettini. Io personalmente sono sempre pro trattenute buone, positive, quelle che magari ti danno quel fastidio, però qua in realtà la trattenuta è una conseguenza di Rossettini che non trova più il tempo, non vede la palla, è completamente dietro Maxi Lopez, cade e nella caduta trascina con sé Maxi Lopez. È chiaro che lì c'è l'intervento scorretto da parte di quello che è stato quindi, forse uno dei migliori del... Cioè, rigore netto, rigore. Un rigore clamoroso negato all'Udinese, questo stiamo mettendo sul piatto della bilancia e questa è una cosa che manca assolutamente all'Udinese e esalta ancora una volta le qualità di Maxi Lopez. Quando la squadra è in difficoltà sa che la palla a lui la può affidare anche nei momenti più difficili. Per quanto riguarda invece l'ultimo episodio della Moviola, qui nulla da dire, Maresca azzecca tutto perché sbaglia Pezzella che interviene così male da dietro su Omeonga, rosso giusto Marco? Niente da dire Stefano, un'ingenuità, è chiaro, è un calciatore giovane, deve anche limitare un po' questo eccesso di foga, è un fallo stupido perché lo spendi a 80 metri dalla tua porta con diciamo la superiorità numerica perché giocavi in 11 contro 10 e hai messo un po' in difficoltà la tua squadra in quegli ultimi 15 minuti finali, per cui il primo a essere rammaricato sarà lui, ma deve imparare a gestire un attimino quelle che sono poi anche le modalità di intervento. Tra l'altro, se la regia mi dà una mano mentre faccio commentare l'episodio a Marco Tevan sul computer che al momento è scarico, c'è l'Instagram di Giuseppe Pezzella che abbiamo preso perché si scusa ovviamente. Entra dopo 5 minuti, compromette la partita, rischia di compromettere anche la partita dell'Udinese. Siamo certi che sicuramente è una cosa che è dispiaciuta a Giuseppe Pezzella, però è un intervento che deve evitare. Danilo ha detto, la crescita passa anche da questi errori. Sì, dai, è un peccato di gioventù, definiamolo così. Lui è entrato con tantissima foga perché, come vedete, è entrato in maniera scomposta, ma non cattiva, cioè è un'entrataccia che ti fa sobbalzare subito in piedi, non ti crea nessun tipo di danno se non il tuo della tua squadra, perché fai rimanere in 10 i tuoi. È un peccato, però è un peccato veniale perché insomma è un ragazzo giovane, qualcosa va concesso. Peccato, ma lì ha dimostrato tutta la foga, la voglia di giocare, quella di dimostrare di essere un titolare, sai, era appena entrato, voleva spaccare il mondo, in effetti invece... Ed eccolo poi... qua, chiedo scusa ai tifosi, alla società e soprattutto ai miei compagni per l'espulsione, non era mio intento lasciare i compagni in 10 e di questo sono molto dispiaciuto, ma oggi era importante vincere, ci siamo riusciti, sempre forza Udinese, Pezzella che mancherà nella trasferta di Milano, però anche bello, il bello dei social è questo, ti permettono senza capito, una dichiarazione... Ha capito di... lui subito che l'errore che ha fatto, quindi ragazzi... Sì, è uscita a testa bassa e diciamo che questa uscita sui social comunque è molto bella. Il peso relativo diminuisce perché poi sei riuscito a vincere la partita, è vero l'età, è vero magari... che si tratta di un giocatore non con tante partite di Serie A alle spalle, però comunque ha la sua esperienza internazionale con la nazionale, è un giocatore che sa che quell'intervento, perché lo sai sin da giovane, non vanno fatti, e quindi credo, ha detto bene Marco, che abbia voluto dimostrare anche qualcosa in più rispetto a quando naturalmente è entrato in campo, però lì c'è un errore di concetto, di pensiero su come intervenire sulla palla, perché sei a 70 metri dalla tua porta e hai soprattutto un giocatore che ti dà ancora le spalle, non ti guarda, è davvero un fallo inutile che comunque non ha pesato alla fine sul risultato ed è la cosa migliore, perché il ragazzo possa così allenarsi senza avere il peso di aver in qualche modo indirizzato poi la gara contro la tua squadra. Facciamo una battuta, ma ripetiamola, facciamo giusto perché poi alla fine il risultato è stato positivo.
quando il campo è pesante e scivoloso, il tackle magari ti nasce facile. Lo amplifica poi. Hai più sicurezza di poter arrivare sul pallone. Certo che non volesse fare male Pezzella a Omeonga e per fortuna non gli ha fatto male. E a forbice. Però la forbice è stata... Sì, diciamo, l'inutilità del fallo è proprio la distanza dalla porta e il giocatore è girato di spalle. Guarda, ti dico, basta solo... temporeggiare e non succede allora, nulla. Ti dico una cosa, è brutto questo fallo qua, però a livello di pericolosità quello di Bertolacci è 100 volte più grave no, di questo. No, certo, però è rosso, è rosso uno e rosso no, l'altro. No, per l'amor del cielo, però qua Pezzella entra in maniera scomposta ma non entra per far male. Bertolacci è entrato in maniera cattiva. Cioè tra i due che sono rossi tutti e due, quello è un rosso, 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 questo è un rosso. Sì. Cioè, peccato perché per l'amor del cielo io ho detto subito, ai ai ai, ho detto questo, non ce lo fa passare liscia. Giustamente, però quello di Bertolacci, credetemi, che è veramente, veramente brutto. Sì. Per fortuna che Lasagna aveva la gamba in volo, quindi il colpo l'ha preso. Esatto, aveva verso però, la caviglia guardala, interna. Esatto, vedi come avesse risposta avuto la gamba a terra. Aveva la gamba a terra, questa era una frattura. Soprattutto non l'ha preso sulla caviglia interna, diciamo, perché se fosse andato col destro un intervento così te la sposta. Assolutamente. Che poi anche Bertolacci, assolutamente, non è che lo conosciamo di persona, possiamo scommettere sulla sua buona fede, sul fatto, come ha detto il Poma, che cercasse Lasagna per offrirgli una cena, ne siamo certi. Sono quelle cose che magari poi nell'impeto della partita vai a commettere, ma te ne penti immediatamente. Vi aggiorno ancora 0-0 tra Bologna e Napoli, iniziato il secondo tempo, è finita la nostra seconda parte insieme, linea alla regia ancora per qualche passaggio pubblicitario e poi torneremo per l'ultima parte ancora con analisi tattiche, anche da analizzare quelle piccole cose che non sono andate nella giornata di oggi per quanto riguarda la gara dell'Udinese. Sì, molto importante, ma non volevo stare qua. Penso che era giusto che sedesse qua Baracchi, Max Lopes, Scufè, altri, perché alla fine hanno fatto il loro dovere, abbiamo giocato bene, abbiamo giocato di squadra e io sono contento. Io quando sono contento voglio andare subito a casa. Sappiamo che ti piace parlare sul campo, però hai parlato di qualche singolo che ha fatto esordio. Ecco, tu che sei anche il capitano, si sono integrati subito bene nel gruppo, oltre che in campo, hanno lavorato tanto in questa settimana. Tu che sei un po' il leader dello spogliatoio, cioè hai notato questo, hai notato la loro voglia anche di emergere? Sì, al di là della difficoltà della lingua, dell'ambientamento, del calcio italiano, quando c'è la voglia di sacrificare, la voglia di mettere questa cosa qua davanti a tutto, no? Perché alla fine io vedo la maglia dell'Udinese, non è scritto Danilo davanti, è scritto Danilo dietro. Então dobbiamo avere rispetto per la maglia. Non voglio che nessuno giocatore giuri amore all'Udinese, ma rispetto. Penso che abbiamo capito subito dopo quella brutta prestazione contro gli Spalli. Siamo tornati a essere l'Udinese di un mese fa, due mesi fa. Non è niente di straordinario, ma c'è tanto da migliorare, ma siamo sulla strada giusta. O che contava oggi era vincere. E adesso si va a San Siro finalmente anche un po' con la testa un po' più libera, perché comunque questi tre punti servivano anche per dare un po' di carica dopo le prime due partite. Questo tipo di partita si prepara da solo, no? Adesso abbiamo un calendario molto difficile, ma sì, è così, il calcio è così. Adesso c'è Milan, c'è Torino, c'è la Roma. Penso che questo periodo abbiamo bisogno di tutti, no? Perché tre partite così in 7 giorni, 8 giorni, dobbiamo avere tutti a disposizione, perché sicuramente chiederà dei cambi e dobbiamo essere pronti. Queste sono le parole del capitano Danilo, che da gran capitano qual è, quando c'è da mettere la faccia come è successo a Ferrara, si è preso le colpe e adesso ha distribuito alla grande i meriti di tutta la squadra, anche di chi magari quest'oggi non ha fatto una super prestazione ma ha dato il suo mattoncino alla vittoria proprio dell'Udinese contro il Genoa. Torniamo al volo a Fluridoc dal Poma e poi ci addentriamo nell'analisi tattica di Udinese Genoa. Vai Poma! Eccoci qua, siamo tornati sotto la cerniera di Nonello perché purtroppo sta piovendo qui a Udine, però siamo tutti qua a sentire il maestro. Guardate e sentite quanta gente sta prendendo il maestro Goran Bregovic per questo rush finale della 23esima edizione del Free Doc. Qui ho due super amici che hanno frequentato in queste 4 giornate il Free Doc. Cosa avete mangiato, Free Doc? Beh, io ho mangiato dell'ottimo stinco, un ottimo stinco in Largo Ospedale Vecchio.
e soprattutto questa edizione di Free Doc secondo me è stata molto completa, molto piena di significato, piena di friulanità. Quindi abbiamo riportato finalmente le origini di questa manifestazione, quindi la qualità, la vera qualità del Friuli e dei prodotti che può offrire. Di dove sei? Io sono di Udine, sono nato a Udine e cresciuto qui. Cosa ti è piaciuto di più e cosa ti è piaciuto di meno? Beh, allora, cosa mi è piaciuto di più? Sicuramente il fatto che fosse una manifestazione completa. È stata una manifestazione che ha veramente è riuscita a completare tutti i punti possibili del panorama regionale, del territorio, della cucina, della cultura friulana. Quello che mi è piaciuto di meno purtroppo è il tempo, anche se ha retto abbastanza bene alla fine, quindi... Allora, ti faccio ancora una domanda, dopo io scappo perché ho visto un altro grandissimo ospite da intervistare. Sai cosa ha fatto oggi l'Udinese? Ha vinto 1-0, se non ricordo male. Contro chi? Il Genoa. E chi ha segnato? Jankto. Mamma mia, le sa tutte. Quindi lui era free doc, però era attento anche alla nostra amatissima Udinese, un'altra eccellenza della nostra regione. Eh certo, l'Udinese è un richiamo turistico e soprattutto di nome, di nomea in giro per l'Europa, in giro per il mondo e anche in giro per l'Italia, ovviamente. Allora io vi saluto, vi ringrazio. Intanto vado dall'assessore alla cultura, il nostro Federico Pirone, che è proprio qui. Eccolo qua. Buonasera Federico, come va? Tutto bene? Bene, grazie. Insomma, beccato qua sotto la loggia di Lionello, un bel palco per vedere un altro grandissimo palco con un grande artista. Beh, direi che il modo migliore per concludere questa splendida manifestazione con cui la nostra città, a nome di tutto il territorio, si fa in qualche modo portavoce di tante particolarità, che sono le particolarità enogastronomiche che i cittadini e i turisti hanno avuto modo di assaporare e degustare in questi 4 giorni. Peccato un po' per il tempo che chiaramente ha fortemente condizionato, però... Insomma, la presenza c'è stata, il gradimento c'è stato e noi come amministrazione comunale abbiamo cercato di fare in modo che, diciamo, anche i disagi e le opportunità di divertimento fossero, come dire, sempre al massimo, come le edizioni precedenti. Dopo tanti anni è stata riaperta anche Piazza Primo Maggio per il Free Doc. Com'è andata? Piazza Primo Maggio l'amministrazione su Piazza Primo Maggio ha investito attraverso anche il parcheggio, attraverso le future trasformazioni della piazza che verranno appunto nei prossimi mesi. È chiaro che quella deve diventare, faccio un esempio, come il Prato della Valle di Padova, cioè uno spazio, un polmone verde che in qualche modo è in grado di abbracciare, di ospitare, di essere, come dire, di un prolungamento del centro, ma anche uno sfogo in più rispetto a manifestazioni come Free Doc. Allora, e domenica voglio continuare a parlare di eccellenze. Allora, siamo in tema di Free Doc, per un'altra eccellenza del nostro territorio è l'Udinese, che oggi ha giocato a Udine contro il Genoa. Sai cosa abbiamo fatto? Abbiamo vinto 1-0. Allora siamo tutti contenti. Un gol di Jankto. Esatto, qui quindi l'Udinese, insomma, è nei cuori di tutti, eh? Assolutamente, in uno stadio meraviglioso. Noi, insomma, so che ci sono diverse anche aspettative, speriamo da amministratori e da tifosi e cittadini di questa città che l'Udinese raggiunga i risultati sportivi che, insomma, i più alti possibili. Ci ha fatto sognare in passato, perché non potrebbe farci sognare ancora in futuro? E allora continueremo a sognare. Allora, a voi studi intanto, io vado a farmi ancora un piccolo giro per Udine per questo rush finale della 23ª edizione del Free Doc. Poma, aggiornamento ancora anche da 0-0 Bologna-Napoli, sta vincendo 5-1 sempre la Triestina a Ravenna, 1-0 l'Albino Leffe sul campo del Renate. Vi do un rapido sunto anche dei risultati di Serie B, li vediamo velocemente in grafica, ce n'è stato soltanto uno nuovo nella giornata odierna rispetto a quelli che vi abbiamo letto ieri, la vittoria clamorosa, se vogliamo, del Brescia al Tardini di Parma, quindi il Parma che dopo... mentre c'è un salvataggio sulla linea di Koulibaly, Parma che si arrende dopo 2 vittorie consecutive, 1-0, vince il Brescia, si giocherà domani Cittadella Perugia per una classifica che vede appunto il Brescia risalire e il Parma fermarsi con il Perugia che domani può agganciare il Carpi a quota 9. Questo il quadro sulla Serie B. Abbiamo ancora tante cose da vedere, cominciando dalla prima clip che ci ha selezionato Marco Tavian e poi ci spostiamo immediatamente da Gianluca Lena, che riguarda forse l'unica cosa sbagliata di Barak durante la partita. Vediamo. Sì, è stata una giocata che secondo me doveva sfruttarla molto meglio, perché si poteva mettere nelle condizioni, guarda, in questo momento non, ecco, quando lui riceve la palla, guarda il corridoio per Lasagna, lui ci ha temporeggiato un attimo, l'ha servito in ritardo, poi è vero che Kevin ha concluso lo stesso, ma c'era un corridoio spettacolare per Lasagna che, come vedi,
Lui non si è lamentato, però aveva tutte le ragioni per potersi lamentare col compagno, perché tra l'altro Baracca è un mancino, si era aperto il campo, guardava l'avversario, c'era un corridoio che era troppo invitante, però guarda anche... Guardiamo qui però la qualità con cui l'Udinese esce. Guarda anche Maxi. Cioè, con Maxi Lopez come riesce a giostrarsi, tiene la palla, serve, eccola l'1-2, Rossettini tra l'altro era anche di schiena, quindi poteva, Kevin Lasagna poteva andare in porta tranquillamente col pallone. Ecco, questo è un frangente, io mi sono un po' arrabbiato, perché sì, in Serie A vincere 1-0 non è mai facile, come si diceva il risultato poi rimane in bilico, l'Udinese ha avuto più di qualche occasione per raddoppiare il risultato. Questo è una di quelle cose che mi ha fatto arrabbiare moltissimo, perché era una giocata spettacolare, semplicissima da fare, è vero che i compagni ancora non si conoscono, pensate che Baracca ha giocato un quarto d'ora a Ferrara con la spalla, è appena arrivato, aveva avuto l'infortunio e non si era mai inserito, Lasagna è appena arrivato, quindi ancora tu non conosci le caratteristiche, però la qualità di questa giocata era eccellente e andava conclusa, a mio avviso, visto che era così bella, con una rete. Assolutamente. E mi sono veramente arrabbiato, perché in Serie A queste cose non si possono regalare, perché poi basta un tiro da fuori, una deviazione, una punizione e ti ritrovi 1-1. Andiamo su Barak, Gianluca. E allora cominciamo, perché Marco ha parlato di Barak, di Maxi Lopez, e allora andiamo a prendere anche però quanto di positivo fatto da questi tre giocatori, compreso Lasagna. Partiamo subito da questa azione, dove la prima cosa che andiamo a notare è sicuramente questa, ovvero Maxi Lopez, la qualità di un attaccante che con due, in questo caso tre tocchi, il primo per controllare la palla, il secondo per ingannare il movimento dell'avversario, il terzo per andare ad innescare il suo compagno, quindi con questo movimento riesce ad innescare quella che è l'azione, ma attenzione anche qua, perché poi un altro movimento interessante da andare a sottolineare è quello di Lasagna, perché in questo momento inizialmente lui tende ad allargare per creare lo spazio a Yankton nell'avanzata, così facendo cosa crea? Crea una problematica a Rossettini, che deve preoccuparsi sia di lui, del movimento, sia di tenere la distanza dal suo compagno. Però cosa accade poco dopo? Ovvero questo. Lui si accorge che Baracca sta arrivando dalla parte opposta, lo porta via Rossettini, tant'è che Baracca riesce a prendere il pallone, va alla conclusione, poi è fuori. Però comunque qua assistiamo a tre cose fantastiche, ovvero la palla in uscita da una situazione di pressione del Genoa, attacca il Genoa, palla che esce, la difesa deve respirare, Maxi Lopez la controlla, innesca Ianto, poi il movimento di Lasagna, per quello che però era quello che è mancato nelle prime due partite, ovvero l'attacco dell'area da parte delle mezze ali. Sì. E in questo caso Barak ha fatto una cosa giusta, perché è andato a cogliere lo spazio che si era creato grazie a Lasagna, è andato anche alla conclusione. Altra cosa positiva, e qua entriamo nel merito di quello che è stato uno degli aspetti più importanti, ovvero l'intesa della coppia fra Maxi Lopez e Lasagna, perché in questo caso anche qua bisogna fermare un attimino l'immagine, anzi andiamo leggermente avanti, perché c'è sempre da sottolineare quanto di buono fatto da Lasagna, perché in questo momento, lo vedete proprio dal posizionamento del corpo, lui è impegnato in due situazioni, vedere il proprio compagno Maxi Lopez della difesa avversaria e vedere soprattutto quando partirà il pallone, perché quando partirà il pallone lui sa che ci andrà su quel pallone, ci andrà il suo compagno Maxi Lopez, va a tagliare l'area di rigore, riceve il pallone da Maxi Lopez, poi non trova la giusta coordinazione, però è qualcosa di molto buono fatto dai due giocatori, che combinano anche molto bene, sempre con quello che è una caratteristica dell'attaccante ex Carpi, cioè quello di allargare il terzo difensore di destra, che in questo caso è Biraschi, ancora una volta un pallone che questa, in questo caso parte da Barak. Buona la combinazione tra i due, poi purtroppo Lasagna va con un passaggio troppo molle, troppo lento, che non riesce ad arrivare nuovamente a Maxi Lopez. Marco, proprio, ovviamente non lo nascondiamo, l'assenza di Theroux ha modificato l'attacco, Lasagna ha questa grande capacità di sbagliare su tutto il fronte, gli ha fatto bene, ma adesso non vogliamo gettare la croce addosso a Theroux, ci mancherebbe altro, però abbiamo visto un giocatore davvero molto attivo, lo era stato anche nelle prime due, ma oggi convincente. Ha sicuramente tratto giovamento dalla presenza di una prima punta che lo può aiutare in quelli che sono i suoi movimenti, ovvero i tagli, come ha fatto vedere Gianluca in profondità, o comunque gli smarcamenti
e devo dire che oggi gli è mancato solo il gol, perché dal punto di vista della prestazione, dei movimenti fatti con e senza palla, è stato senza dubbio molto molto incisivo. C'è da dire che le cose migliori anche al Carpi le ha mostrate quando appunto aveva un compagno di reparto che gli dava la possibilità di giocare nello stretto, perché la qualità di Lasagna è la rapidità sul breve ma anche la velocità sul lungo, quindi se lui ha la possibilità di avere vicino una prima punta forte fisicamente che lo aiuta nel lavoro spalla alla porta, fronte alla porta è un fulmine e quindi riesce sicuramente a mettere una pressione a tutti i difensori che lo marcheranno. Tra l'altro alle tue spalle c'era l'infortunio di Biraschi, mi ha fatto venire in mente l'infortunio della Padula, facciamo i migliori auguri all'attaccante del Genoa, ma sembra abbastanza grave purtroppo l'infortunio occorso oggi alla Padula nel contrasto con Rodrigo De Paul. Biraschi che invece ha preso soltanto una botta con Berami, come dicevamo lì, se ci vai col piede mollo ti fai male, Berami è uno duro e lo è stato anche in quel contrasto. La seconda clip selezionata da Marco Taviano e poi approfondiamo è su una combinazione proprio, ci siamo, stiamo parlando di questo, tra Maxi Lopez e Lasagna, l'abbiamo vista prima, però qui la cosa che ci fa sorridere mentre passa in vantaggio il Napoli con Callejon è che sembra che questi due si conoscano già da te. Allora, questa è una giocata, diciamo, da scuola calcio, no? La prima punta viene incontro, difende palla, la seconda gira le spalle dei difensori, taglia, poi ha la sfortuna di dargli il pallone sul piede destro, Kevin è un mancino naturale, che comunque è bravo a calciare lo stesso. Ecco l'importanza, secondo me, di Maxi Lopez a livello tattico, fa sì che a noi andiamo a migliorare anche la prestazione di Kevin Lasagna, perché Kevin si è sempre dannato l'anima in tutte le partite. Io me lo ricordo a Ferrara, penso che ha fatto qualcosa come 10-11 km, però non era mai stato pericoloso. Perché? Perché lui tagliava, ma non c'era un giocatore che lo serviva, non c'era un giocatore che gli portava via l'uomo. Invece Lasagna, secondo me, è un giocatore che è molto, molto, molto intelligente, però non può fare la prima punta. Io infatti gli ho chiesto, lui disse: io potrei fare anche la prima punta, però è un giocatore che si giova moltissimo quando c'è una punta che gioca per lui. E vedere giocare lui e Maxi Lopez oggi sembrava di averli visti giocare sempre insieme. Questa è una giocata fantastica, sembra semplice, perché comunque sai, ricevere palla, tenere il tempo giusto e giocarla con i tempi giusti non è facile. Questa è una giocata favolosa. Mi spiace solo che gli è capitato nel piede destro un mancino naturale. Bravo, un po' quello che è successo con Barak nel primo tempo. Certo. Azione spettacolare, perché Lopez mette giù il pallone, Maxi Lopez tiene la palla, temporeggia, poi serve con il contagiri la palla a Jankto, che si inserisce completamente. Ma quindi, secondo me è fantastico quello che fa Maxi Lopez. Il gioco, se tu vedi, non fa interrompere la corsa, esatto, a Jankto, che è la cosa più difficile. Lasagna molto intelligentemente prima si allarga per poter mettere e far giocare uno contro è uno che sa come si gioca, assolutamente sì, guarda qua, poi Lasagna cosa fa? Prima si allarga per far giocare l'uno contro uno a Jankto, poi quando vede che Barak viene taglia alle spalle dell'avversario e mette Barak nelle condizioni di andare a calciare ancora una volta un mancino sul destro. Lasagna tra l'altro è sfortunatissimo perché ha avuto davvero in tre partite 7-8 azioni da gol. Però hai capito, o sul destro, o deviazione, è un miracolo del portiere, sì, però arriverà. È un giocatore molto importante, ricordiamoci che questo ha fatto gol in tutte le partite, tranne che nel campionato, che poi è vero quello che conta, ma quindi è una punta che gol ne farà. E secondo me Maxi Lopez sarà un giocatore che, come ha dimostrato quest'oggi, perché se il giocatore è questo, io me lo tengo molto stretto, sì, perché ha fatto cambiare completamente la squadra. Ora, senza nulla togliere, Cyril Terreau, che voi sapete che era un giocatore che io preferivo e mi piaceva moltissimo, però da allenatore, a me avrebbe fatto impazzire, perché non avrei saputo come collocarlo in campo. Era un po' l'anarchia che poi lo rendeva anche efficace nella conclusione finale, però da allenatore mi faceva giocare male, tra virgolette, anche la squadra, perché non sapevi i movimenti che ti faceva lui. Neri lo ha detto in conferenza stampa, abbiamo dimostrato di saper giocare molto bene senza De Roo, credo che il riferimento implicito fosse senza nulla togliere al francese, a Udinese Juventus con Zapata Perez. Beh, è vero, è questo stato un fatto. Marco, e Jankto migliore in campo. Quando si allarga Lasagna, perché è capitato molte volte, ha la tendenza ad allargarsi sull'esterno, anche perché comunque è un giocatore generoso, quando metteva la palla in mezzo non c'era mai nessuno pronto a accompagnare. Vero. Infatti, mentre oggi abbiamo una punta che gioca negli ultimi metri e che comunque, come ha detto Stefano, anche è un calciatore che dal punto di vista tecnico sa giocare a calcio. Gianluca, e infatti proprio su questo bisogna anche continuare, perché queste sono state le cose ottime della combinazione fra i due attaccanti, ma ce ne sono state altre. Qua mi riallaccio un po' a quella che è stata la cessione di Terreau, perché in fondo l'ha detto anche mister De Neri ed è qualcosa che si sottolineava già noi.
qua la passata stagione verso la fine dell'anno. Era una squadra che se prima aveva beneficiato della sua libertà in giro per il campo, perché aveva permesso anche di trovare quelle situazioni per ritrovare equilibrio e fiducia, in un momento della stagione, a partire credo verso febbraio-marzo, questa squadra non ha più supportato il gioco di Teron, ma lo ha sopportato, come diceva benissimo anche il mister. Ci sono altri giocatori che secondo me hanno beneficiato, perché a volte basta un cambio proprio nella tua formazione, nel modo di interpretare anche con gli uomini quella che è la tua giocata. Janto oggi è stato un esempio, ha ritrovato fiducia in nazionale, ma ha ritrovato fiducia anche nel modo di giocare qui, in una situazione in cui si muove bene nel campo con le giuste misure, riesce soprattutto a fare cosa? A trovare queste distanze di libertà, tempo e spazio di poter giocare la palla una volta che la riceveva. Non è stato solo lui, perché il centrocampo secondo me oggi ha funzionato molto bene con altre situazioni, come quella che si sta provando ma è ancora tutta da determinare, ovvero quella di far scendere basso Berami nella gestione di un, sì, di una prima palla giocata magari dai due centrali, che quindi si allargano e permettono ai due terzini di poter salire un po' di più. Ma altra cosa che mi ha colpito in particolar modo, molto bene Struger, molto bene, infatti volevo arrivare anche alla fine della nostra analisi sulle fasi di possesso e non possesso, ciò che è andato meglio in questa squadra. Poi anche due aspetti, tornando sempre a Barak, ovvero quello che questa squadra all'inizio giocava con questa sorta di 4-1-4-1, non prediligendo quello che è il pressing di squadra, ma facendo, preferendo quindi che sia un giocatore, in questo caso era Barak, che gli veniva concessa la libertà della pressione individuale per indirizzare il passaggio del Genoa, che in questo caso avviene da terzino a esterno. E in questo modo, così, l'Udinese riusciva poi a recuperare più facilmente la palla, quindi c'era questa situazione preferita inizialmente, con i due esterni che si abbassavano sulla linea dei centrocampisti. Una cosa, e poi chiudiamo con Struger, quello che ci ha fatto vedere bene, e qua lo vediamo meglio anche quello che è stato il recupero palla molto alto della squadra. Arriviamo poi alla fine, qua siamo all'inizio della partita, dove invece di Barak c'era Berami, appunto arriviamo a quella che è stata una buonissima interpretazione della gara da parte del terzino danese, perché in questa situazione abbiamo una difesa che è chiamata fuori dall'uscita di Samir sull'avanzata del Genoa. Gli altri tre difensori si posizionano abbastanza bene con le misure giuste. Qui la palla schizza dall'intervento di testa di Danilo, ma è bravissimo il terzino ad arrivare quindi con i giusti tempi e a liberare quella che può essere un'opportunità pericolosa per te che stai difendendo, soprattutto per il Genoa che stava attaccando. Vediamo velocemente la grafica con le cose da rivedere, facciamo anche risedere Gianluca Lena. Abbiamo selezionato qualche piccola cosa, una l'abbiamo analizzata molto bene, il Varesca e non Maresca, che ha avuto molto aiuto del VAR. Poi il rosso a pezzella l'abbiamo analizzato, questo cambio modulo a inizio ripresa, flash Marco Canciani, c'era effettivamente bisogno. L'Udinese stava giocando molto bene, poi è sembrato perdere un po' di tempo ad assestarsi di nuovo. Sì, si è passati al 4-4-2, diciamo che dal punto di vista tecnico-tattico era una scelta dovuta al fatto che il Genoa avesse perso 9 e mezzo al campo e fosse uscito Pandev e quindi giocava solo con due punte e non c'era bisogno poi di avere quel vertice basso che garantiva copertura maggiore in fase di non possesso. Però c'è da dire che poi il secondo tempo, Stefano, è stato anche dettato da un po' di stanchezza. Infatti sono arrivati 13 nazionali e sì, di questi sono andati la maggior parte in campo, dal campo pesante perché ha piovuto tanto e quindi il terreno dopo minuto si faceva sempre più pesante. E poi, giustamente diceva anche Marco, c'è anche un po' il consumo psico-emotivo, perché tu sai che devi andare in campo con pressione, momento difficile, e devi vincere per forza, perché sennò le critiche sono già piovute, a mio avviso, troppe. E se avessi perso saresti stato sommerso e avresti dovuto affrontare un'altra settimana difficile. Quindi il rendimento del secondo tempo, secondo me, è imputabile a una serie di fattori, di variabili. Più di qualcuno ce l'ha chiesto da casa e vi facciamo vedere ancora la vignetta. Noi abbiamo anche esagerato un po' con il termine, incapacità di chiudere il discorso, forse più difficoltà di chiudere il discorso nel finale di gara.
Gianluca, veloce, e poi ho una domanda da fare a Marco Ragazzi. Allora, lo vediamo immediatamente nell'ultimo dei meno, quello di non chiudere il discorso, soprattutto una scelta sbagliata. Le scelte sbagliate, in questo caso abbiamo De Paul che è in possesso palla, che avanza, riesce a liberarsi bene degli uomini, però cosa fa in questo momento? Ed è qua l'errore più importante che da un giocatore come lui in questo momento della gara non bisogna andare a fare, è che quando ti sei liberato comunque di un certo numero di uomini non devi tornare nel loro lato forte dove c'è maggiore densità. L'ultima cosa che forse è stata la più grave, ma che l'Udinese non è riuscita, per fortuna dell'Udinese, se riusciamo, se non c'è la vedo dura, ma chiaramente non vogliono farla vedere, non si può far vedere, però è l'uscita sbagliata di Danilo sull'avanzata del Genoa, dove Nighting, se riusciamo magari a farla partire dalla regia, riesce a metterci una pezza, però lì, in quel momento, nel primo minuto di recupero della partita che stai vincendo 1-0, dove la tua squadra si è abbassata, anche frutto di quelle che sono state le due sconfitte della prima giornata, ecco lì il capitano, un giocatore della sua esperienza, non deve andare a cercare di fare il fuorigioco perché lo aveva sbagliato completamente in area di rigore, palla scoperta, per fortuna c'era il suo compagno a metterci una pezza. Altro flash da casa, Eros Kutz che ci segue sempre, salutiamo, ci chiede già sogna, De Paul, Lasagna e Maxi Lopez, Marco Davian possono essere i nuovi Poggio, Amoroso e Birov. Stiamo un po' sognando o possono comunque portarci grandi scorte di gol? Beh, guarda, il numero 20 mi pare che sia lo stesso, no? Maxi Lopez, quando è arrivato qua a Udine 2 settimane fa, è stato così un po' non accolto da grandi squilli di tromba, ma la stessa cosa che si fece con Oliver Birov 22 anni or sono. Beh, diciamo che però De Paul, a differenza di Amoroso o di Poggi, insomma uno dei due esterni, non ha nelle sue corde i gol che potevano avere gli altri due. Però adesso sono passati 25 anni, è bello sempre fare i paragoni, se era più forte questo giocatore o l'altro, questa è un'altra Udinese. Io quello che ho visto oggi, ho visto una squadra nuova, per idee di gioco, per intensità. Io stavo guardando le cose da rivedere, io vorrei rivedere solamente il VAR, che è l'unica cosa che però non riguarda Varesca, che poi non riguarda assolutamente la squadra. Se fossi l'allenatore dell'Udinese io sarei molto contento di tutto quello che ho visto oggi, anche perché vincere 1-0, una partita così intensa, dopo 3 settimane non felici, bisogna dire le cose come stanno, con una pressione psicologica, e dovevi dimostrare per forza di andare in campo e giocare contro una squadra che non era facile da affrontare, perché in Serie A non ci sono partite facili. Non è il Genoa con la Juventus conduceva 2-0, la Juventus ha vinto 4-2, quindi voglio dire, non ci sono partite scontate, non puoi tu andare in campo e vincere 4-5-0, perché ci possono essere questi risultati, lo si è visto anche oggi tra l'altro, però bisogna vedere poi come maturano quel risultato. In Serie A fino al 90esimo le partite sono sempre aperte, però io oggi non ho visto nessuna sbavatura nell'Udinese, neanche gli ultimi 20 minuti quando il campo, il risultato e la condizione ti ha un po' condizionato, scusa il gioco di parole, ma era scontato questo, un po' per la paura di vincere, un po' perché comunque il campo stava diventando pesante e un po' perché venivi da qualche settimana di critiche a mio avviso eccessive. Tra l'altro campo è vero che abbiamo giocato benissimo comunque. Sì, il campo assolutamente sì. Era pesante. E abbiamo la fortuna anche di avere i teloni, quindi ci ha permesso praticamente di scoprire il campo un'ora prima della gara, 2 ore prima. E dicevo, critiche troppo cattive qualche volta, perché siamo alla seconda giornata di campionato. Sì, quindi bisogna aspettare. Terza con stasera. Dobbiamo fare un rapido flash prima con i risultati della primavera, che purtroppo non hanno sorriso all'Udinese, che ha perso 2-0 con l'Inter, vittorie esterne di Fiorentina e Roma, Juventus-Bologna 0-0, Lazio-Chievo 0-1, Napoli-Genoa 2-1, rinviata a Sampdorino e il 5-1, incredibile, Sassuolo sul Milan, incredibile poi non tanto, rumba, un esordio di Gattuso da rivedere. Ci rivediamo invece nella sintesi di Sport Italia, quello che è successo proprio tra Inter e Udinese, 2-0 purtroppo per la squadra nerazzurra. Sotto la pioggia di Pavia di Udine si affrontano Udine. Non era questa la vedremo dopo, l'altra sintesi, 1-1 nella under di De Biagio, dovremmo avere una sintesi, eccola qua, Claudio Valeri, questa è giusta, via. Schirò, vede l'inserimento di Merola, può andare Merola, 1 contro 1, Merola, torna a tiro, Merola, e poi sul più bello, calibra malissimo il destro. Oh, baby,
taglio a destra, cercava l'inserimento, il gran palo da parte di Baglietti, colpo di testa di Merola. Si parte con il punteggio di 0-0 in questo secondo tempo live su Sport Italia. Tocco dentro subito per Merola, arriva Merola! Di Sala, la battuta in porta e ancora Gasparini, altro intervento. Sul secondo palo Schirò, testa di Lombardoni, traversa e il pallone che torna poi in campo. Garmendia, sale che... proprio lui per Joulou, seguiamo questa azione con Joulou, può liberare il sinistro, la chance per Frank Joulou. In questo istante l'arbitro manda tutti sotto la doccia, vince l'Inter 2-0 nella prima giornata di campionato, debutto vincente della squadra campione d'Italia. Adesso so che ti chiedo una cosa difficile, Poma, breve, conciso, flash finale da Friuli Doc e poi ci salutiamo. Ah, ce l'abbiamo fatta sempre qua ormai per questo rush finale, eh? Il nostro maestro qua sta continuando a cantare, a far scatenare tutte le bellezze di Piazza Libertà. Come va, tutto bene? Benissimo, è fantastico. State divertendo? Un sacco. Dove si va dopo? Poi si va a bere. Ecco, allora, intanto qua abbiamo una conoscenza di Udinese TV. A controllare, Poma, ti sono venuta a controllare, buonasera a tutti. Per fortuna c'è chi mi controlla, però noi vi vogliamo lasciare così. Udinese TV... Guardala anche tu. E allora guardatela anche voi al prossimo Free Doc e alla prossima esterna. Mi raccomando, rimanete sintonizzati con noi, a voi studio e Forza Udinese. Grazie mille Poma, tra l'altro questa veste di Monica Nardini da controller del Poma è assolutamente molto bella. Non vi proponiamo le immagini perché la sintesi è particolarmente abbondante, però l'1-1 di cui parlavamo prima, che stavamo iniziando a vedere, dell'Under 16 di Matteo De Biagio, sempre contro l'Inter, un ottimo risultato, immagini che vedremo anche nel proseguo della nostra programmazione grazie alla sintesi di Francesco Tonizzo. Comunque un buon risultato, un ottimo risultato davvero come esordio per i ragazzi. Era molto contento di De Biagio, il mister soddisfattissimo. Pensa che Gasparini dovrebbe giocare in quella squadra. Dovrebbe giocare, tra l'altro mi hai fatto dimenticare, bravo, mi hai fatto ricordare, Gasparini, super, perché davvero hai evitato un passivo peggiore, ennesimo portiere di una grandissima scuola, lo aspettiamo in prima squadra, anche se ovviamente ha un percorso lungo, 2002. Viene da sorridere a pensarci. Davvero. Eravamo bambini, giovani, guardavamo i mondiali Corea-Giappone, no? E invece... lui nasceva. E così è, mentre segna un gol di nuovo il Napoli, no? Sì, Mertens. Ma non esulta. Dries Mertens, 2-0, quindi alla fine il Napoli anche ha fatto il lavoro sporco e porterà a termine la sua vittoria. Ha vinto la Triestina 5-1, ha vinto l'Albino Leffe contro il Renato 1-0. Comunque questi i risultati, daremo il quadro completo di tutto, come hai detto sempre nel proseguo della nostra programmazione. Grazie a voi che siete stati con noi, Marco Canciani, Marco Tavianna. Grazie a te Stefano. E Gianluca Lena. Grazie a te Stefano. Pronti a tornare qui domenica prossima dopo Milan Udinese. Voi mi raccomando, non cambiate canale, restate sempre lì con noi su Udinese TV.